Fra le tante battute che mi divertono di Gene Gnocchi, o la Gene, diceva Matteo Dotto in versione Montero, c'è le signore bene mi guardano male, a Capalbio, i giochi di parole dei grandi come Stefano Borgonio e Berganzoni, non so che si chiami Stefano, ma credo di sì, e appunto dei grandi. C'è una pochezza diffusa, c'è un italiano medio, frequentatore di bar, gelaterie, locali notturni, gastronomie, insomma. L'italiano medio è un cialtrone, per cialtrone un coglione, è uno che sghignazza, non sa neanche chi sia Berganzoni, cioè il teatro, certe cose non sono per tutti. Famoso giornale di pancia, no? Vai al bar, dici due stupidate, vedi un paio di giornali, ti identifichi e li leggi volentieri, ti prendono punto di pancia, la classe, no? Quindi sghignazzare il tempo libero, voglio dire, due, per esempio, pensiamo a il cazzeggio al bar, vuol dire lavoro, tu non lavori, io lavoro, vado al bar e folleggio, no? Poi sapete, il folleggiare significa spesso sedurre, cioè essere felici di conquistare donne o provarci o sfidare, no? Così gli uomini che non devono chiedere mai, onde chiare qua, vedete, Saravini. Questa è l'Italia, qui abbiamo anche poco, vorrei passare a fare rifornimento fra le mille cose da fare. Cittadella batte Pescara, Pescara per 2-1, mentre alle 18 di oggi si giocherà Bologna-Genoa, Radio Cronaca su questa rete di Cristiano Vincinelli. Pensavo di Giuseppe Bissantis. Spezia Ascoli con Rita Lucido, questa sera alle 20.45 a Bergamo, Atalanta-Roma, per noi la Radio Cronaca di Giuseppe Bissantis. Si sta giocando anche in Bundesliga, le partite hanno preso il via alle 15.30 e questi sono i parziali: Augusta Friburgo 0-0, Hoffenheim 0, Wolfsburg 1, Paderborn 0, Hertha Berlino 1, Lipsia 1, Werder Bremen 0, è Filippo Corsi. Union Berlino e Bayer Leverkusen 1-1. Vi ricordo, vedete che c'è traffico per andare semplicemente in banca, luogo legale forse. Per il tuo cuore, vabbè. 2020, e ricordo che ogni anno in Italia 240.000 persone muoiono per